Leggo sull'ultimo numero della Verità, cioè della Verità di oggi. Oggi 20 settembre, data fatidica. Importantissima, e voglio ricordare anche quello dopo. Non abbiamo potuto andare alla manifestazione. No. No, ma il 20 non è sì. Oggi, il 20 era ieri. No, no, è oggi. Sei sicuro? Sì. Non leggi il giornale. 21 settembre. Ah, era ieri, vabbè. Non abbiamo potuto andare alla grande manifestazione. Sei potuto andare. Perché? Handicappato temporaneamente. Sono temporaneamente fuori gioco, cari amici. Capita a tutti e anche a me. Allora, voglio ricordare questo episodio, perché è un episodio che ho già ricordato più volte su internet, ma che è molto importante sulla cangiante capacità della Chiesa di impossessarsi di beni altrui. Fino a qualche anno fa, vai. È il 20 settembre, la massoneria festeggiava il suo giorno più importante a Porta Pia, alla famosa brecula di Porta Pia. Cosa è successo? Durante il quadriennato di un tale che poi è stato condannato per mafia capitale, questo tale che si diceva esponente di una destra evoluta, si era messo d'accordo, anzi avevano fatto un accordo, per cui i festeggiamenti quell'anno furono fatti appunto da questo tale, ex sindaco, poi condannato per mafia capitale, e che la dice lunga sulle interconnessioni di certi sindaci. Anzi, lo diciamo subito, quel sindaco lì era strettamente legato, come tutti gli altri sindaci di Roma, con mafia capitale. L'attuale sindaca... E la massoneria, ricordiamoci sempre, il primo sindaco di Roma, chi è stato? Vabbè, quello è tutto un altro discorso. È un altro discorso, ma... Tanto di cappello. Tanto di cappello, ma le influenze dei grandi poteri forti su Roma sono sempre state. Esattamente, però era di ben altro tipo. Vabbè, vogliamo mettere... Era di ben altro era tipo. Di una cultura, di una levatura, di una dimensione stratosferica. Aveva rispetto. Ospitato a casa sua Mazzini, oltretutto in incognito, poveraccio, che era straniero in patria sua, laddove lui stesso è stato condannato all'esilio, ricordiamocelo sempre, condanna effettiva all'esilio, sì. mi sa che è stata una delle ultime condanne in sì, Italia, lui, all'esilio. Esattamente. Il vero autentico creatore dell'unità nazionale sulla base popolare. Lui sì che era un immigrato clandestino. ospitato nella casa dei Nathan. Ernesto Nathan, il grande sindaco di Roma, che all'inizio del Novecento poi realizzò la Roma, umbertina e tutto quello che ne consegue. Non parliamo di quella Roma lì, perché lì... No, ma i grandi edifici, i grandi ministeri e tutte le varie viabilità e quant'altro. Su quei grandi la modernizzazione di Roma. Ecco, su quei grandi edifici, su quei grandi ministeri proliferò quello che poi l'abbiamo chiamato la crisi della Banca Romana, ma dietro c'era un'infinità di speculatori di varie tradizioni e anche di varia religione. E di altre cosette di questo genere, ma ne abbiamo già parlato una volta quando abbiamo parlato del fatto che un grande rivoluzionario, che poi sarebbe morto durante uno dei tanti duelli per la sua irruenza, ricordiamo che i duelli fino al 1930 circa erano legali, tant'è che Mussolini era uno che ne faceva in continuazione, certo. Almeno due importanti li fece. Sì, erano stati dichiarati illegali, ma non potevi non farli. Certo. E questo capitò anche a mio padre. Mio padre ebbe un... Poi bisogna vedere se era al primo sangue, all'ultimo sangue. Sì. C'erano tutta una serie articolata di condizioni. Mio padre, che era all'epoca era ufficiale, ebbe una storia con un altro ufficiale per una donna e ebbe questo... e fece questo duello. Allora non si potevano fare, ma se tu non lo facevi eri vigliacco, passavi per vigliacco e eri fuori dalla cerchia del, ma soprattutto del a livello dell'ufficialità, certo, del militare, certo. Allora
questo personaggio prese di petto uno strano individuo, chiamiamolo strano, di cui io ho letto a suo tempo una lunga storia da un libro in mio possesso, e probabilmente ne riparleremo, perché ti ricordi, come dissi all'epoca, il vantaggio di chiamarsi Ernesto. Ricordiamo, è molto bello il romanzo. Oppure onesto, perché onesto, di duplice. In inglese significa l'uno, Ernest o onesto. Sì, sì, di sì. Oscar, grande Oscar Wilde. Allora, continuiamo su questo discorso. Allora, all'epoca, dicevo, sulle speculazioni. È l'unico veramente bello. Gli altri libri di Wilde fanno francamente fanno a me piace tutto. Oscar Wilde è una mia passione. È geniale, però non geniale, sei... intelligente, grande scrittore. Lo sai che mi hanno detto, scusa, faccio un paragone molto immodesto, sì, per carità. Mi hanno detto, io proprio stamattina, sì, io ho comprato il libro Arma letale, ovvero Cambiamento sociale, di Orazio Ferniani. È una persona di grande cultura, ma scrive da cani. Allora io gli ho risposto, è vero, quello che scrivo io non deve essere piacevole, ma deve essere... duro, un pugno nel naso. Ma soprattutto deve servire. Certo. Deve educare, è deve naturale. Condurre. È naturale. Non deve piacere. Ecco. È una funzionalità del tutto antitetica. Esattamente, esattamente. Allora, per concludere questo discorso, le speculazioni che fiorirono sulla nascita di queste case, che peraltro sono bellissime e di recente sono state restaurate, soprattutto ricolorate all'esterno, tutto il quartiere di Piazza Vittorio, tutto il quartiere di Santa Maria, Santa Maria Maggiore. Sì, Santa Maria Maggiore, eccetera, è stata ricreata, perché con nuovi colori, ed è una meraviglia. Prima veramente a me mi faceva schifo, perché ricordiamo sporca ricordiamo il fumi. Perché è nota. Allora, bisogna ricordare, importante, che le quattro basiliche di Roma, tranne quella del Vaticano, sono tutte del terzo, quarto secolo, quinto secolo dopo Cristo. Quindi sono veramente espressione della romanità. Ma soprattutto quella di Santa Maria Maggiore è ad nevis, esattamente, cioè, perché nevicò in pieno agosto, è l'8 agosto del 408, se mi ricordo bene, o 405, nevicò a Roma e fece mezzo metro di neve, questo a memoria di quelli che dicono che il clima è cambiato ed è strano il clima è strano in quanto concetto in sé, in quanto clima. Perché se no non sarebbe un clima. È naturale. Sarebbe un'altra cosa, no? Esattamente. Il clima è proprio perché è qualcosa di variabile. Ed è cangiante, ricordiamocelo bene. Invece qui devono creare tutta una serie di falsi miti sui quali impiantare una grossa speculazione, come quella appunto della Rechete, che adesso la Rechete. Da lì è nato anche poi il culto della Madonna ad Nives. Esattamente. Ecco. No, e l'hanno creata appositamente. Certo. Allora, approfittando dell'opportunità che gli era capitata casualmente, hanno detto, oh cazzo, è stata la Madonna a farne via. Certo, sì. La crisi della banca romana. Ricordiamoci che il 408 era il periodo di A. Dunque, adesso ti Alarico. Alarico. Alarico, i goti piangono, il gran morto di Lorgente, scriveva Carducci. Alarico. Il sacco di Roma, di Alarico, nel 408-410. 411. 11, scusa, sì, esatto. Però Alarico già era lì come un falchetto che stava lì a puntare la preda. Tant'è vero che quel grande scrittore romano, uno degli ultimi grandi scrittori romani, che ha scritto quell'opera fondamentale De Reditu, è appunto una storia di un uomo politico romano, diciamolo così, che a un certo punto fugge da Roma e lascia tutti i beni, no, tutti i disastri che avevano, certo, fatto i barbari, che avevano distrutto, certo, buona parte, certo, delle strutture, le grosse strutture romane avevano distrutto, poi il resto c'era ben poco da portare via. Soprattutto gli acquedotti avevano distrutto. Infatti, un bellissimo film di cui vi consiglio la visione, che si trova tranquillamente. E chi era il personaggio? Grande filosofo, chi era? Non ti viene. Lo diremo, adesso al momento non me lo ricordo. L'opera si chiama De Reditu, è stato uno degli ultimi scritti
in latino, e quando lui fugge, ed è bellissimo la storia, perché lui fugge, va al porto, che non era il porto di Ostia ma lì vicino, sale su una nave. Sarà che stato lo... Anzio, l'unico altro porto vicino. No, era lì vicino, adesso non... cercando di fuggire ai, c'hai ragione, era... E si vede molto bene nel film, insomma, un piccolo porto lui parte con una barca e si fa tutta una serie di fermate in Etruria, nell'ex Etruria. Era lì a Pirgi, allora. A Pirgi c'era il porto. Francamente non mi pare che dove fosse... c'era il tempio di Venere. No, non mi pare. Comunque doveva essere un porto supplementare, diciamo pure. Tant'è vero che, come dicevo, Pirgi da Ostia saranno 15 chilometri. Lo hanno scelto per fuggire, perché per non farsi proprio prendere da quelli che li stavano inseguendo. Certo. Alla fine l'opera finisce nel pieno dell'Etruria, perché lui a un certo punto sbarca e lì viene raggiunto da... Anche perché l'Etruria, nonostante fossero passati 8-9 secoli, era comunque una landa, un country all'inglese, ecco, diciamo, una contea. Ricchissima all'epoca, e soprattutto culturalmente molto più evoluta, certo, rispetto ad altri posti. Ma era piena di ville, certo, di nobili, di aristocratici romani. Certo. L'ho buttata lì. Come in Versilia. Sì. Adesso, sì, no? Sì, sì. È la stessa cosa. L'Etruria di oggi è, lì di ieri, è quella che è, soprattutto per gli inglesi e i tedeschi, la Toscana di oggi, ricordiamocelo sempre. L'altra cosa che appunto volevo dire e concludere quel discorso. Barrone? No, assolutamente. Ma sai che non riesco a ricordarmi manco io, è incredibile. Dobbiamo liberare un po' il cervello, abbiamo troppe cose da dire. Allora, la grande speculazione che va sotto il nome di Banca Romana non era solo la Banca Romana, erano tutte le banche che ci giravano attorno. No, ricordiamo che tutte le banche dei singoli stati agglomerati con la concentrazione sotto l'egida Sabauda, delle banche sabaude, però, guarda caso, è nota la differenza di trattamento rispetto ad altre istituzioni dello stesso genere, avevano mantenuto il diritto e diciamo la potenzialità di poter mettere moneta ciascuno di loro. Quattro erano le quattro banche autorizzate a mettere che furono chiuse dal fascismo con la nascita della Banca Centrale Italiana, Banca d'Italia. Allora, però fino allora il Banco di Napoli, il Banco di Sicilia, il Banco di Roma, Napoli soprattutto è chiaro, e l'altra era la Banca Toscana, Banca Toscana che emetteva banconote fin dai tempi del Granducato, dobbiamo chiarirlo. Sì. Allora, questa questione della Banca Romana... Dopo voglio parlare del Greenback. Sì, dopo parleremo anche di quello. Questa questione, questo che noi diciamo adesso, è per introduzione al prossimo video che faremo della presentazione di questo libro. Questa storia della Banca Romana, che arrivò al massimo della sua esposizione criminale... Grazie. Quando emetteva il doppio, il doppio di quello che dichiarava. Esattamente. Però il problema non era quello, lo facevano tutti. L'hanno voluta incastrare semplicemente per togliersi dalle palle un competitore. Ma quello era talmente un delinquente. E lì c'è tutta la storia che io, se qualcuno vuole, gli posso anche dire. Tallongo, poveraccio, non c'entrava niente. Tallongo fu ricattato da questo delinquente che era un piemontese. Un delinquente che si faceva passare per questo e per quello, che aveva incominciato a fare il delinquente fin da quando si era rubato i soldi al padre accusandone la serva. E questa è una storia che ha scritto in un bellissimo libro. Non è che era uno dei cugini Sella, no? No. il Pietro Gerbore, in un libro edito da Longanesi nel 1957-58, è intitolato Deputati
e senatori, mi pare, roba di questo genere. In ogni caso ve lo dico perché è più deputato significa deputato. Sì, sputato. Allora, cioè incaricato di putare, cioè di sputare. No, di sputacchiare. Sputa caso. Dispuse. Non sputa caso. Di sputacchiarsi l'un l'altro nella famosa aula. Esatto. Nella famosa dei passi perduti, nella famosa aula dei passi perduti, è vero Grillini? Siete tutti nell'aula dei passi perduti, li avete già persi tutti i vostri passi, lo sputtanamento è dietro le vostre, l'odore delle vostre scorregge. Allora ritorniamo a noi, perché abbiamo fatto tutto questo discorso, perché volevamo riagganciarci appunto, e ripeto, Tanlongo fu messo in mezzo, fu costretto e ricattato. Poveraccio, e poi condannato, Quell'altro invece si è salvato. Allora, il tutto per agganciarmi a questa frase, che è un articolo di Riccardo Ruggeri sul numero di oggi della Verità. Ah, mi ero dimenticato di dire cosa è finito quel particolare caso del 20 settembre. In quel 20 settembre, che invece era retaggio del Grande Oriente d'Italia, a Porta Pia si trovarono assieme un grosso cardinale di Santa Madre Chiesa e questo sindaco del centrodestra, che fu poi in un secondo tempo condannato per mafia capitale. Ma hanno condannato lui perché era il più stronzo, perché avrebbe dovuto condannare Veltroni e altri signori del genere, ma non perché loro fossero mafiosi, ma semplicemente perché erano ricattati. Veltroni è ritornato alla grande adesso con questo governo, l'hai sentito? Sì, ti immagini, tanto è vero che lo chiamano sonno Veltroni, per dire bisogna metterli in sonno. Allora, cosa successe? Successe che all'epoca a capo del Grande Oriente d'Italia c'era il mio concittadino Gustavo Raffi, il quale si trovò spiazzato perché loro abitualmente andavano a festeggiare la presa di Roma. Quell'anno lì ci sono andati questo sindaco, poi condannato per mafia capitale, e un cardinale di cui non ricordo il nome, per cui l'hanno festeggiata loro. Questa è la regola di questi preti, prendono sistematicamente nell'ignoranza generale il posto degli altri. Avete capito cosa fanno i preti? Ecco perché io oggi vi dico che stiamo assistendo a una lotta intestina tra due correnti di stampo mafioso della preteria. Una che è quella che ha nominato i gesuiti. I gesuiti fanno anche parte, non sono loro in questo momento. Allora, i gesuiti ci sono sempre comunque. Anche dall'altra parte. E ricordatevi bene che no, lo scontro in atto in Italia da circa 200 anni. Di più, quasi 400. Dal 1654. Lo scontro in atto in questi 200 anni è questo. Perché prima non c'era quella formazione. È quello dei cattolici modernisti, ecco perché parlo. Perché certo, quelli dici di Pio IX. Esattamente, il modernismo nasce all'inizio del Novecento. E invece i cattolici... Leone XIII allora. Esattamente, col modernismo. Bonaiuti, ecco per dire un nome importante dello scrittore, l'uomo più significativo del modernismo è Bonaiuti. Il modernismo è all'origine di tutte quelle defiance del cattolicismo che abbiamo oggi. Queste crisi identitarie. Esatto, le possiamo chiamare tranquillamente neomodernisti. E il quelli del che si chiamano del movimento San Pio, magari i postmodernisti, forse è meglio. Chiamiamoli postmodernisti, sì. E quelli del Sodalicium Pianum, in ricordo di Pio V, di un grande prete che era quello che gestiva un po' tutta la resistenza contro i modernisti, ed era il... Pio V era quello prima di quello che è di Pio VI, che fu incarcerato e morì in prigione dopo la conquista di Roma da parte di Napoleone. Sì, penso anch'io.
questo Sodalicium Pianum, ricordatevelo, da Pio, che rappresentava e rappresenta anche oggi la resistenza dei tradizionalisti cattolici. Tutti questi due che si combattevano tra di loro erano però sodali per combattere i gesuiti. Ecco che c'è la Trinità, la nuova Trinità. Il trittico. La nuova Trinità, eccoli qui, sono tutti e tre loro qui, che si combattono oggi. E noi ne vediamo le conseguenze con la crisi economica, con la crisi mondiale, esatto, con il mondialismo e tutto quello che ne consegue. Tutto deriva da Roma, l'epicentro delle scelte mondialiste sono sempre partite da Roma. Esattamente, di cui i primi mondialisti sono stati i gesuiti. Attraverso la City di Londra, attraverso Wall Street, attraverso l'esplosione economica cinese, tutto quello che cazzo volete, ma questo è. E ricordatevi che chi ci ha guadagnato nella crisi del 29 è stato il Vaticano, il quale ha utilizzato per questi suoi, sporchi affari i soldi che gli aveva dato bontà sua Mussolini per cercare di saldare il debito contratto con la presa di Porta Pia. Ma questo è tutto un altro discorso. Insomma, 100 milioni di lire nel 1929. No, 27. Allora, il Grande Oriente d'Italia fu lasciato dietro la porta, per meglio dire, dietro la porta del cesso, e non riuscì nemmeno a inserirsi, perché un buon momento dice, ma oh, l'abbiamo sempre fatta voi, ma lo fate voi, ma voglio venire anch'io. Dice, no, tu no. Allora, questa è la storia vera. Quando qualcuno mi dice, ma sei sicuro, ad esempio, che dietro alla nomina di Conte ci sia la setta della Villa Nazareth, nomen omen, cazzo, ve lo dico io, perché è vero, alla fine sono stati costretti a dichiararlo anche loro. Ma dietro all'operazione di Matteo Renzi, noto scout del cazzo, è dietro l'operazione, a parte il fatto che... dichiarato incapace di intendere e di volere da un tribunale ufficialmente costituito nella Repubblica Italiana, quindi non è che lo diciamo noi perché lo vogliamo prendere per il culo, è dichiarato nero su bianco in una sentenza del 2014. Infatti, per conto suo, lui si muove per conto di persone che sono invece capaci di intendere di volere. Capito? Perché là vuolsi così colà, dove si vuole, dove si può, e più non dimandare, diceva non un ti vero... dico, non te lo posso dire, state zitto. Allora, questo è così. Allora, sicuramente Matteo Renzi è stato... Guarda, che la diatriba in Italia addirittura si può far risalire non tanto a Dante, ma alla lotta delle investiture. Esattamente. Attorno al 1200-1250. Noi oggi subiamo... Bravo. Potremmo andare anche alla Trinità di Cesare, al triunvirato, capito? Certo. Perché da lì nasce la scissione intellettuale, culturale, ideologica fra lo Stato più o meno sociale e l'individuo. Esattamente. E il leader, dove lo scontro era palese, non a caso. Quando Ottaviano è eliminato, gli altri due contendenti è diventato imperatore, non è un caso. Allora, per concludere tutto questo discorso, abbiamo... Ottaviano, che era l'erede in tutti i sensi di Cesare. Pretendeva di esserlo. Ogni caso, lui ha preteso di giustificare quello che ha fatto come eredità culturale e politica di Giulio Cesare. Che, ricordiamocelo bene, non era suo parente stretto. Era figlioccio, era stato adottato. Allora, all'epoca si adottava più che si poteva, anche perché giustamente la mortalità dei giovani era altissima. Allora, l'ultima cosa, questo articolo mi piace, è un articolo di Riccardo Ruggeri, che è quello che è uno che... No, volevo ancora sviscerare il discorso della situazione attuale, che è, diciamo, l'epilogo di tutta una serie di concatenazioni storico-logiche, politiche, che ci derivano da 100 secoli, da 20 secoli, da 20 secoli che ci portiamo avanti una storia prima nazionale, prima imperiale, poi nazionale, e poi mitteleuropea, e poi mondialista. Cioè, non a caso,
non appena sono stati fondati la Compagnia di Gesù da Inigo de Loyola, uno dei primi a distanza di 40 anni, manco 20 anni, che erano stati fondati, Francesco Saverio è andato immediatamente alla fonte di dove era la produzione mondiale all'epoca, giustamente. Perché tutte le manifatture di vasellame, teiere, tutti i cazzi e poi di ogni altro genere arrivavano già dall'India, certo. Meglio ancora dalla Cina. Certo. Quindi questo per dire che c'è una concatenazione, una matassa inestricabile proprio di coinvolgimenti di un'infinità di elementi e di fattori che determinano la scelta attuale, le situazioni veramente inestricabili che noi viviamo oggi. Dimmi dove vai e ti dirò chi sei. È difficile una lettura per uno che non segue queste cose qui da decenni. Ma anche oggi, quando io dico, guardate che dietro a questo personaggio creato dal nulla, perché obiettivamente facciamo un nome per tutti? No, ma io sto parlando, Diego? Sto parlando di Giuseppe. Diego? No, sto parlando di Giuseppe Conte. Sì, ma anche un Diego. Ma anche Diego, Non è che uno nasce così filosofo, sì. Così, eh. No, vabbè, devi avere anche un po' di coglioni, certo. Devi avere un grande maestro come ha avuto lo Guidetti. Certo, no, ma ci mancherebbe. Tanto di cappello, perché certo. Quando io ho sentito una chiacchierata di Costanzo Preve, ma mi sa che c'eri anche tu. E c'era quel nostro amico ex sindaco di Reggio Emilia, come si chiama? Non mi viene, non riesco a ricordare a che ti riferisci. Ex senatore comunista. Dai, che tu non mi viene. Che ci confessò anche fra qualche anno fa, dice, ma io non avrei mai immaginato che la storia d'Italia fosse fatta così. E tu gli hai detto, beh, tu non è che tu sia di una grande cultura. Ti ricordi? Non mi ricordo, cioè, no. Vabbè, ma chi è? Era un bravissimo uomo. Che sarei curioso di capire. Ex sindaco di Reggio Emilia. Non mi viene. Vabbè, dimmi. Non lo ricordo nemmeno io. Ah. Vittorio, vabbè, non interessa. Allora, quando io seppi che questi avevano tolto da un cilindro il coniglio, dico, beh, oh, capita nella vita, c'è questo movimento 5 Stelle, può anche darsi che abbia... Ma in che occasione era che abbiamo avuto questa discussione con questo tizio? Siamo andati una volta anche all'EUR, dove c'erano delle riunioni, l'abbiamo incontrato più di una volta, e poi lui fece una serie di convegni. Ma all'hotel dei congressi, in quell'occasione là? Sì, quando andammo, ti ricordi che andammo quella volta all'EUR e c'era una riunione e dove c'era anche lui? Vabbè, comunque sia, è lo stesso. Vabbè, poi ci io a lui l'ho conosciuto, Costanzo Preve, mi lasciò veramente a bocca aperta in un incontro che facemmo nella sede romana dell'Unione Europea a via 4 novembre, dove Costanzo Preve parlò e disse che conseguenzialmente a un'ideologia che è l'ideologia... C'era anch'io allora? Te lo sto dicendo, marxista... E le cose non dovevano andare così e questi erano dei traditori del marxismo e lì praticamente capimmo che c'era una grossa affinità anche con noi di poi, dopo breve tempo, e mi ricordo che lo vidi poco prima che morisse in un convegno presso l'istituto rumeno in piazza della colonna Traiana, non so se te lo ricordi, dove lui fece una sua ultima conferenza, dopo lo vidi che era veramente piuttosto malato e morì, e lui ha lasciato questa erede, dopodiché quell'erede è veramente il portavoce di quella persona, ma io su questo non vorrei più aggiungere niente. Quello che mi interessa adesso è appunto dire questa cosa, l'ho detta prima e non voglio ripetere. Quando ho saputo che questi qua, per mettersi d'accordo, avevano tirato fuori il conigliolo, come si dice in Toscana, che si chiamava Giuseppe Conte, dice, beh, guarda un po', poi siccome questo era uno che si presentava bene, sì, era corretto, sì. Era un tipico mediatore, dice, sì. Vabbè, l'avranno scovato tra le loro conoscenze, e invece subito dopo vengo a sapere, mangiandomi le mani e dicendo, guarda che anch'io sono uno stronzo, per esserci cascato, che era invece una creatura
vissuta e formata. No, ricordiamo una cosa. Tu parli, hai detto correttamente che le correnti papaline, vaticane, gesuitiche, della nobiltà quelle che si stanno scontrando adesso, esatto, sono fanno, è una triade, come la triade cinese, no? Sì. Sono uguali, ma hanno tre facce. Vabbè, comunque sono tre correnti, tre che correnti, si combattono... Sì, ma sono della stessa nascita, nascono dalla stessa origine papalina. Sì, indubbiamente. Quindi... Sono interessi temporali che vedono nel papato... Non a caso il papato di oggi sta portando avanti alle estreme conseguenze il modernismo, perché quello è modernismo. Quello che volevo dire è che gli ultimi sei governi, compreso questo appena costituito 20 giorni fa, 10 giorni fa, fanno parte di una stessa, diciamo, corrente, flusso generale, che però prende delle facciate diverse, e quindi questi sei governi, il primo era i vari ministri e i vari viceministri provenivano a tutti questi sei governi provengono da centri di formazione universitaria, chiamiamolo università, su 97 università italiane, 97, questi oltre saranno 200 questi sei governi complessivamente, sì. Questi 200 vengono tutti soltanto da sei diverse università. Elencale. L'Università Cattolica di Milano, il Sant'Anna, il Nazareth, l'altra di Pisa, non mi ricordo mai come si chiama. Sant'Anna di Pisa. Di Pisa, esatto. Che è il doppione della... E poi c'è la Cattolica di Roma, normale di Pisa. La Cattolica di Roma e la Cattolica di Milano. Link Campus, ma no, aspetta, e qualcuno ha fatto anche i master alla Bocconi. Beh, alla Bocconi si va anche per avere un master. Beh, esatto, quindi sono sei facoltà, sei università che hanno il monopolio della formazione di questa, diciamo, questa cupola. Esatto. Del governo dell'Italia. Esattamente. No? Una cupola peraltro di sottosegretari che comanda sugli altri. Infatti. Questo per dire che in questi sei governi si sono alternate queste tre forze due volte ciascuna. Prima una, poi la tre e poi le cinque. Poi la due, cioè prima la uno e la cinque, poi la due e la quattro e poi la uno e la sei. Cioè alternandosi alla gestione del potere, cercando di sopraffarsi l'una con le altre, certo, ma portando avanti un progetto univoco, certo, cioè quella del recupero del controllo temporale, esatto, non esatto, solo dell'Italia come era una volta o dell'Europa come è adesso, ma del mondo intero. Esattamente. Queste lotte qua sono i prodromi di quello che avverrà poi successivamente una volta che sarà emersa la fazione vincente. Non credo che ci sarà una fazione vincente, infatti, perché si controllano reciprocamente, infatti, in maniera molto chiara. È una lotta millenaria. Allora tu, parlando di queste cose, con questo concludiamo questa intervista, poi tu entrerai sul discorso del libro, ecco, però lo faremo nella prossima... Sì, ma intanto lo faccio vedere. Dai, vai avanti. Allora, tu hai introdotto il discorso dell'università perché si attaglia perfettamente con questo articolo scritto da uno che lo sa quello che scrive, e che è Riccardo... È negli Atenei che si creano le religioni. Sì. Atena, religione, sì, oltre che sapienza. Esattamente. Riccardo Ruggeri, che è uno che conosce il mondo molto bene, volevano imporre una laurea a tutti, adesso si scopre che serve solo a pochi, e noi lo sapevamo perfettamente, perché cos'è successo nel contempo? Questa laurea per tutti è stata completamente squalificata, per cui o vai in certi ambienti particolari, ti danno una specifica laurea, certo, o tanto vale che te la prendi, tanto non serve a un benamato cazzo. Io ho fatto solo 3 o 4 esami, me li preparavo in 3 giorni. Cioè, ma è mai possibile preparare l'esame universitario in 3 giorni?
Ma no, perché era un genio, perché erano di una limitatezza. Non ti dico l'Università Cattolica di oggi a Roma, guarda, non parlo delle pontifici che sono di antica tradizione, le altre che pullulano e danno dei titoli di tutta cazzo. Allora, questo vorrei dirlo per conclusione, perché ai miei tempi avevo inventato i fuori corso. Il fuori corso serviva semplicemente a pagare un po' più di iscrizione, molto molto poco, tant'è vero tutti erano indotti a fare il fuori corso, intanto non facevano il militare nemmeno, avrebbero fatto dopo, come me. Il che ritardava la richiesta di lavoro, per cui tranquilli e tranquilli arrivavano a chiedere lavoro sui 30 anni, né più né meno di oggi, non è che sia oggi dice siamo disoccupati, che disoccupati, vogliono che voi ritardiate il più possibile la vostra occupazione. L'ingresso nel mondo del lavoro. Esattamente, con questo la chiudiamo. Chiudiamo? Sì, dopo tu. So long! Sempre!